Buongiorno amici di Matti per la Pesca, oggi vi parleremo del nuovo strumento di Garmin, il motore di prua Garmin Force Kraken. Per parlarci di questo oggi abbiamo un super ospite, vi presento Walter Ferraro. Buongiorno. Per i pochi che non lo conoscono, Walter ovviamente è un testimonial di Garmin. Collabora con Caccia e Pesca e ha un suo programma da tantissimi anni e chiaramente è un super pescatore, quindi chi meglio di lui può raccontarci questo motore. Poi oltretutto credo, Walter, che tu sia stato il primo a montare questo nuovo motore sulla tua barca. Sì, ho avuto la fortuna di montarlo per primo, poi collaborando anche un po' col team americano, proprio dei progettisti che secondo me hanno fatto veramente un lavoro straordinario. Oggi vi raccontiamo un po' tutte le novità di questo motore, perché ovviamente il livello sale assolutamente rispetto un po' a quello che c'era sul mercato negli ultimi anni. Ma diciamo che questo è un motore che aspettavamo un po' da tanti anni, un motore che al giorno d'oggi rispecchia un po' quelle che sono le esigenze dei pescatori, perché il pescatore di oggi è molto esigente, ha bisogno di andare ad esempio a traina con il vivo con una rotta molto precisa sugli scogli, sui propri spot, ha bisogno di essere molto stabile in ancoraggio perché ormai si fa tecniche verticali, una pesca col vivo in verticale, pesche sui relitti, e ha bisogno ovviamente di essere molto preciso. Ha bisogno di prestazioni secondo me molto elevate il pescatore odierno, e secondo me questo soddisfa praticamente ogni richiesta che vuole il pescatore oggi, quindi un motore interfacciato con il monitor, un telecomando a colori, un motore che ti fa sempre capire che cosa sta facendo. Garmin ha fatto il nuovo Kraken in due versioni, uno nero che generalmente viene utilizzato per l'acqua dolce, uno bianco per l'acqua salata, ci sono poi tre modelli disponibili che hanno proprio un gambo di lunghezza diversa secondo un po' delle imbarcazioni, poi ne parleremo, e ha il vantaggio che può lo stesso motore essere utilizzato sia con batteria da 24 volte sia con batteria da 36 volte, quindi da questo punto di vista non esistono in commercio tantissimi modelli, perché lo stesso modello può essere usato con le diverse batterie, e anche questo secondo me è una roba abbastanza rivoluzionaria, perché poi il motore è un motore molto contenuto, ha un gambo. La prima cosa, diciamo, che chi vede il motore, diciamo, per la prima volta si sorprende un po', è il gambo, che è molto robusto, lo vedi proprio che è fatto con un materiale sicuramente molto resistente che ti dà tranquillità. Non parlo ovviamente della concorrenza, perché oggi si parla di Garmin, però negli altri motori ovviamente il gambo è più piccolo, lo vedi che flette molto magari quando fatica, invece quello di Garmin lo vedi che ti dà solidità assolutamente. L'installazione del motore è molto semplice, si può mettere a prua, poi le installazioni le vedono direttamente i pescatori. Ormai l'uso del motore elettrico è da diversi anni, quasi tutti lo hanno, quasi tutto lo vogliono, le installazioni ne sono state fatte tantissime, diverse, e ha fatto cambiare proprio anche il modo di pescare ai pescatori, perché io ricordo la prima volta che l'ho usato, non mi è scesa la prima lacrimuccia, ma quasi, a pensare, quando vado a bollentino di profondità, buttare sotto 800 metri di cima per ancorarmi sui 400-500 metri, e quindi ti fa guadagnare ore di pesca, tanta fatica in meno, quindi è uno strumento ormai al giorno d'oggi che ogni pescatore deve avere, come deve avere l'ecoscandaglio, come deve avere, diciamo, tutta una serie di accessori che al giorno d'oggi sono essenziali in pratica. E soprattutto un'altra cosa da tenere in considerazione è anche ecologico, quindi non si usa benzina, non dobbiamo gettare ancore, cime in acqua che spesso si perdevano. Quindi anche quello è una cosa da tenere in considerazione. Ma assolutamente sì, poi con le batterie, nel senso, è molto semplice, perché ovviamente tanti sono informati, tanti no. Facciamo anche una premessa proprio per chi, tra virgolette, deve affacciarsi a questo nuovo mondo.
l'installazione è molto semplice perché si mette il motore a prua, si collega a una batteria che io consiglio sempre al litio perché ha una batteria che si può portare a zero e poi si può ovviamente ricaricare tante volte come un cellulare. Invece le batterie al gel tante volte patiscono un pochettino l'essere portate a zero. Quindi batterie al litio molto contenute, grosse come una batteria della macchina, che si riescono a stivare molto facilmente. E quindi dal motore c'è un cavo che va alle batterie, poi quando si torna in banchina si collega, diciamo, il caricabatterie dedicato per questa batteria alla corrente 220 e quindi generalmente durante la notte si ricarica. Si utilizzano batterie medie che vanno dai 50 ai 100 ampere a seconda un po' del pescatore esigente, quindi, e anche del tipo dell'imbarcazione. Ovviamente se è un'imbarcazione molto grande, molto pesante, si pesca spesso in acque dove c'è un po' di vento, la corrente, un po' di mare, lì sicuramente si va verso la batteria da 100 ampere. Chi invece ha la fortuna di navigare, magari di pescare in zone dove magari è una baia, un piccolo golfo, una zona relativamente tranquilla e ha anche una barca abbastanza leggera, piccolina, lì per esempio si utilizza mediamente una batteria da 50 ampere, quindi poi lì sta nella scelta un po' del pescatore, cercare un po' di capire qual è la sua esigenza. Poi il motore elettrico, la sua primissima funzione è quella di farci ancorare dove noi vogliamo. In questo Garmin, quando noi mettiamo giù il motore, ha anche un tasto molto semplice proprio nel motore, per cui quando arriviamo sul punto e vediamo sull'ecospandaglio di essere finiti sul relitto piuttosto che sullo scoglio che vogliamo noi, andando pure buttando giù il motore, in un secondo schiacciamo il pulsantino dedicato e il motore, diciamo, si ancora. Oppure si può utilizzare per la traina con il vivo, di nuovo la seconda tecnica più praticata per chi utilizza questo motore, fino a drifting, cose più complesse, un drifting controllato, quindi magari vai a favore di corrente a determinate velocità, puoi ovviamente andare ad una velocità che tu digitalmente vuoi scegliere, quindi uno vuole andare a 0,7, nel display mette 0,7, e la cosa incredibile è che ovviamente se c'è vento da nord, vento da sud, cambi di corrente, poi nella traina con il vivo magari noi facciamo dei cerchi e cambiano, diciamo, le condizioni di corrente e di vento, lui si adegua, quindi la sua velocità sarà sempre uguale, mantenendo molto stabile la nostra trainata. E secondo me anche in questo è fondamentale, perché magari noi siamo a traina con il vivo per 4 ore, 5 ore, il motorino elettrico con queste prestazioni ti permette di essere molto stabile con le esche per tutto il tempo. Non ti capita magari che giri con la curva, magari proprio nello spot dove generalmente prendi pesci, che vuoi girare intorno al relitto, intorno magari allo scoglio, e andando magari a favore di corrente o con il vento di poppa, con altre marche e altri modelli iniziano a prendere velocità perché non hanno magari una versione digitale e un controllo digitale della velocità. E lì quindi lui, se il vento è a poppa e siamo a favore di corrente, lui rallenterà per mantenere sempre la velocità che noi vogliamo. Quindi grandissima stabilità in pesca, che non sembra, ma è importante. Anche alcune esche, tipo, non so, io le chiamo salacche, voi forse sono i sardinoni, sono le alose, no? Ecco, i sardoni. Sono esche abbastanza delicate che patiscono per esempio le velocità un po' alte. E in questo, per esempio, di nuovo il motore ti aiuta, scegliendo digitalmente la velocità non sarai mai nelle condizioni di trainare a un nodo e tre, perché magari c'è corrente troppo forte o vento troppo forte, lui si adegua alle condizioni. Quindi si può usare veramente in ogni tipo di situazione. Allora, una delle domande che i clienti fanno, facendo un passo indietro sull'ancoraggio, è: ma veramente questo motore ti tiene esattamente nel punto? Assolutamente sì. Già il motore precedente, che era il Force, quello nero, quello fatto in maniera un po' particolare, era molto preciso, perché comunque non dimentichiamo che Garmin in questo nasce come punto GPS, come navigatore dai tempi dei tempi, quindi è proprio il cuore dell'azienda, il punto GPS.
cosa succede? Che se noi abbiamo già una partenza in cui il motore sa dove si trova in maniera perfetta, tramite tutta una serie di satelliti di Garmin collegati, già partiamo da una situazione molto più facile, per cui innanzitutto il motore poi farà meno fatica perché non avrà, tra virgolette, errori di GPS. Lui sa che è lì, e quindi già quando lui deve tenerti la barca ferma è molto più facilitato. E poi noi lo vediamo molto per chi magari vuol fare nella cartografia tanto zoom, lo vedi poi alla fine della pescata, perché io non vedo tracce in giro alla mia imbarcazione. Cosa che magari con altri succede, di vedere alla fine della pescata che durante la giornata hai avuto dei movimenti di 5 metri a destra, a sinistra, in giro, per cui vedi un milione di tracce. Comunque con il Force Kraken questo non succede. Finisci la pescata che tu dici, ma veramente non mi sono spostato, non vedi tracce in giro. E questo dà proprio segno che è un prodotto da questo punto di vista molto performante. Ok, allora, hai parlato del vecchio Garmin, per spiegare magari anche ai non più tecnici, quello nero, ok? Sì. Dammi un po' di differenze. Ovviamente, per quale motivo magari un cliente nuovo dovrebbe comprarsi il nuovo Kraken, oppure chi ha già il vecchio modello perché dovrebbe cambiarselo? Quali sono le caratteristiche principali? Ma io vorrei convincere chi non ha Garmin a mettere un motore della Garmin, perché il vantaggio sicuramente è per chi non ha Garmin passare a Garmin, perché la maggior parte delle persone hanno i monitor della Garmin ormai in giro, lo si vede, lo si percepisce, e quindi avere comunque il motore che è configurato nel monitor, lo comandi dal monitor, fai delle rotte nella traina con il vivo, secondo me questo al giorno d'oggi è una roba non utile di più. Rispetto al vecchio motore, sicuramente è un pochettino più pratico, perché l'altro, diciamo, era un mix tra un motore utilizzato per il bass boat, poi adattato un pochettino al mare. Questo sicuramente è un motore che nasce per l'acqua salata, come dimensioni, come praticità. Anche l'altro comunque andava molto bene. Questo sicuramente ha un'antenna ancora migliorata dal punto di vista di GPS, ma non posso dire che questa sia la differenza al giorno d'oggi che possa permettere a un pescatore di prendere più o meno pesci. Cioè, quando noi bene o male siamo ancorati, il fatto che la barca si sposti di un metro, 50 centimetri, non è quella la differenza. La differenza grossa sta nei consumi della batteria, perché ovviamente se noi partiamo con un motore che sa di doversi, sa che si cioè un motore che si posiziona in un punto preciso e sa lui stesso dove si sta trovando, poi ci sono dei menu e delle funzionalità che ti permettono di essere più aggressivo o meno aggressivo dal punto di vista dell'ancoraggio, della navigazione, un'antenna GPS migliorata, degli algoritmi software migliorati, fanno sì che tu, invece di comprare magari una 75 ampere che ha il suo costo, puoi scegliere di comprare una batteria da 50 ampere, perché a parità di funzionalità il Garmin Kraken consuma di meno ed è più potente, perché è motore brushless, perché ha tutta una serie di algoritmi interni, per cui lui reagisce in anticipo. Io vedo anche su imbarcazioni molto grandi e molto pesanti, quando magari la barca inizia a spostarsi un po' dal punto principale, inizia a prendere un abbrivio, che è un'imbarcazione pesante. Quindi se il motore reagisce subito, la barca appena si sposta di 15 centimetri, lui reagisce e tiene la barca sul punto. Se il motore reagisce con un metro di ritardo, per poi ritornare sul punto, deve fare il triplo della potenza e proprio deve usare il triplo delle batterie, no? In termini di consumo, perché ormai la barca sta iniziando ad allontanarsi e per riportare la barca pesante sul punto ovviamente fatica molto di più. Deve fare molti più metri, quindi ovviamente. Sì, quindi il Garmin Kraken è la cosa che per cui sicuramente vincente è il consumo della batteria. Sono i consumi. Sì. Allora, io la prima cosa che ho notato sicuramente è il peso anche. Peso specifico del nuovo Garmin rispetto al vecchio, anche per trasportarlo, per montarlo.
Il vecchio era comunque molto pesante. Assolutamente. Ho tanti clienti che per motivi di paura, di furti, se lo vogliono portare via. Il nuovo è gestibile, mentre col vecchio, una volta che l'avevi montato, non lo Repegnativo. spostavi più. Assolutamente. Questo è un Quindi, altro vantaggio. questa è sicuramente una cosa da non sottovalutare per chi, ripeto, vive in un posto dove non può permettersi di lasciare magari il motore montato sulla barca, che è una delle problematiche che si hanno in determinati porti italiani. E tutti vogliono la staffa a sgancio rapido, poi alla fin fine vedo che poi una volta che è montato, pochi, pochissimi effettivamente lo smontano e se lo portano a casa. È ovvio che magari a livello di percezione è una comodità pensare che lo puoi smontare e portartelo a casa in un secondo, però poi alla fin fine non, anche nella mia marina, che ce ne sono tanti installati, non vedo, diciamo, persone che se lo portano mai a casa perché... Comunque, vai a pescare tutto l'anno. Chi prende un motore del genere, non è più magari l'uscita in mare che devi andare lontano, devi buttare l'ancora, diventa tutto impegnativo. Il giorno d'oggi, con questo sistema qua molto semplice, ti basta anche veramente avere 2 ore a disposizione, esci e ti ancori in un secondo e anche molto preciso su dove vuoi andare, non sbagli mai. E puoi uscire molto più spesso rispetto a un po' di anni fa, che era tutto molto più impegnativo. Certo. Allora, diamo un consiglio semplice. Anche qua la domanda principale è sempre: quale motore devo montare sulla mia barca? Dai ai nostri amici un consiglio per non sbagliare acquisti, perché non sempre magari trovano dei negozianti che magari gli sappiano dare un consiglio corretto. Quindi vorremmo sapere da te come sceglierlo. Allora, innanzitutto, rispetto ad altre marche, il fatto di avere in questo motore qua sia il 24 volte che il 36 volte già è vincente perché non sbagli prodotto. Un'imbarcazione piccola al limite può partire mettendo una batteria da 24 volte, vedi magari che ti consuma troppo o hai bisogno di più potenza, non devi cambiare motore e batteria, ma devi cambiare al limite solo la batteria. Poi i modelli a disposizione sono tre per quanto riguarda i gambi, di conseguenza alla fin fine è sempre meglio avere un gambo un po' più lungo piuttosto che troppo giusto o troppo corto. Da questo punto di vista è fondamentale perché infatti i modelli più venduti in genere sono sempre 75 o 90 pollici su per giù. È sempre meglio avere qualcosa in più. Io ho una barca che diciamo dalla linea dove installo il motore all'acqua c'è 1 metro, 1,05 m e ho messo il 90, è abbondante. Col 75 probabilmente nel 70% delle uscite non avrei avuto problemi con il mare calmo, con anche un pochettino di mare. Quando magari inizia ad esserci tanto mare che la prua ovviamente inizia ad alzarsi e fa sì che l'elica esca fuori, e lì lui fatica di più in quei momenti lì. Quindi è sempre meglio un pochettino più lungo, male non fa. Sì, anche noi solitamente consigliamo sempre di non essere mai troppo giusti, perché spesso e volentieri usciamo con mari importanti e quindi avere qualche centimetro, 10-20 centimetri in più di elica ci permette di stare più stabili e anche lì di consumare molto meno. Assolutamente sì, e poi è anche un po' più comodo, lasciami dire, avere la testa un pochettino più alta quando devi, diciamo, recuperare il motore, cioè comunque tu non ti Sì. devi piegare troppo in basso, hai già la testa un pochettino più alta da prendere e tirarla su, anche quella di nuovo è un'altra comodità. Decisamente. Poi, secondo me, il motore, quando è sovradimensionato, lavora anche a bassi regimi, quindi secondo me durerà molto più nel tempo che non avere un motore che lavora sempre al massimo, che prima o poi ovviamente avrà qualche problema. Quindi, se dobbiamo scegliere, è sempre meglio scegliere un motore leggermente più grande. Tanto tra le varie lunghezze non è che i prezzi siano così tanto diversi. Assolutamente, i prezzi sono molto vicini tra le varie lunghezze e la potenza la dà solamente la batteria perché, ripeto, il motore Garmin Kraken è unico e poi col fatto che è brushless e non ha spazzole,
ovviamente la durata è maggiore, perché a oggi nel mercato, non solo diciamo nei motori elettrici che utilizziamo a pesca, ma in tutti i settori si utilizza ormai il motore brushless, quindi è un motore che non ha spazzole, quindi non ha dispersioni di calore e quindi non ha dispersioni di potenza, tra virgolette, cioè ha un'efficienza molto più elevata come termini di paragone. Anche ieri sono andato da un amico a provarlo con altre marche, lui a velocità massima faceva 2,5 nodi, 2,6 nodi, abbiamo provato il Force Kraken ed è passato a 3,60 nodi, 3,70 nodi, quindi teoricamente a parità di libraggio ora ha preso il 30-40% di potenza in più. Okay. Allora, hai accennato le batterie. Allora, diamo anche qua un consiglio. Non so se vuoi darci anche qualche marca in particolare, oppure soprattutto sul voltaggio. Ma marche ce ne sono diverse. L'importante è che non siano, secondo me, batterie da camper, batterie inventate, cioè che siano batterie che nascono per il mare, che hanno dei sistemi interni, che se ci sono dei corti, oppure nella peggiore delle ipotesi, tra virgolette, che uno magari imbarca acqua in quel punto, le batterie finiscono sott'acqua, cioè le batterie moderne per il mare hanno in genere delle schede interne che stoppano il circuito e quindi, tra virgolette, non succede niente, al di là del fatto che magari non scoppiano, come ogni tanto si vede in qualche video su YouTube delle batterie per le biciclette che prendono fuoco, quelle degli autobus. Cioè devono essere, secondo me, batterie per il mare, che sono tutte, tante sono buone e molto stabili. E, dopodiché, ti ripeto, come amperaggio, la media è dai 50 ai 100 ampere, dipende un pochino. Io ho una 100 ampere, una volta sola mi si è scaricata, che ero in Corsica, avevo durante, diciamo, la mia rotta Trenta con il Vivo un 15 nodi contro, più un altro nodo e mezzo di corrente contro, e lì ha faticato. Era 100 ampere, magari in 4 ore me l'ha buttata giù. È ovvio che magari se invece trovo il mare calmo con modalità ancoraggio, consumo magari delle volte 2 ampere, che significa essere in ancoraggio per 50 ore di seguito, quindi parliamo veramente di 3 giorni di pesca, no? Bisogna sempre vedere un po' le condizioni del mare, della propria barca, perché sennò avremo già stilato una bella tabella con scritto con questo tipo di barca, questo di peso, metti questa batteria. Ogni giorno cambia veramente il consumo, e dalle applicazioni, la maggior parte delle batterie hanno delle applicazioni sul cellulare che tu vedi già in tempo reale quanto stai consumando ora in termini di amperaggio, 2, 10 ampere, 15 ampere. La maggior parte ti dicono già subito, in base alla giornata, quante ore hai ancora di autonomia. Tutte sono abbastanza all'avanguardia da questo punto di vista, che ti tengono abbastanza tranquillo e monitorata sulla situazione. Non è una batteria che tu hai lì e non sai mai a che punto sei a livello di percentuale, non sai mai se si sta scaricando. Batteria al litio delle marche oggi più blasonate sono tutte equipaggiate con l'applicazione che ti dà queste indicazioni. Certo. Quindi mi sembra di capire dalle tue parole, che lo diciamo per gli amici che, ripeto, non sono molto pratici, la differenza di consumo tra l'ancoraggio e invece il motore che viene utilizzato a traina è diverso, è molto diverso. Ah beh sì, è un conto la barca che deve stare ferma, è un conto che deve andare, assolutamente. Le condizioni cambiano, se uno fa solo ancoraggio può accontentarsi di una batteria più piccola, se già uno inizia a dire no, ma io faccio tanta traina con il Vivo e sono a nord della Corsica, dove per esempio c'è tanto vento, o lì in Sardegna da voi tante volte il vento non scherza, e lì sicuramente bisogna andare su una batteria un pochino più capiente. Poi nulla vieta di partire con una batteria piccola e un domani metterla in parallelo e quindi mettere una seconda batteria, no? Invece di sostituirla. Sono scelte quelle. Noi come nella scelta del motore, ai nostri clienti consigliamo sempre di mettere almeno una 100 ampere.
anche lì fai una spesa superiore, però la batteria è decisamente più prestante e ti dura molto più nel tempo, soprattutto se la usi tanto e rischi di portarla sempre quasi alla fine, perché una batteria da 100 A ha sicuramente una carica nettamente superiore. Con la 50 è capitato più di una volta di finire a zero. Sì, sì, sì. La 100 A sicuramente è una batteria, direi, definitiva, per cui quando uno quella acquista non ci pensa più. 50 A è un po' pochino, forse, perché magari è un po' un peccato. Delle volte trovi veramente la giornata che i pesci mangiano, ti puoi divertire e tutto, e spesso quelle giornate lì non sono quasi mai le giornate di bonaccia col mare calmo, ma sono sempre situazioni anche un po' difficilotte, e rischiare poi di rimanere magari a metà giornata con la batteria a zero è un pochettino un po' peccato. Però l'importante è sempre chiarire le idee alla persona che compra, poi ognuno sceglie, perché comunque anche i costi della batteria ovviamente incidono. Allora, diamo qualche consiglio ai nostri amici che si vogliono comprare motori di prua per l'installazione, oltre ovviamente ad affidarsi a persone del settore. Qualche consiglio che possiamo dare per seguire i lavori, oppure se lo vogliono fare in fai da te? Diciamo che ci sono delle situazioni dove l'installazione è molto semplice, dove magari la prua è, tra virgolette, abbastanza libera da tubolari in acciaio, dalle luci, e quindi lì l'installazione è abbastanza semplice, perché poi alla fin fine sono sei fori con da mettere sotto magari delle belle rondelle un po' larghe che scaricano bene, e l'installazione poi è davvero semplice. Il motore arriva già pronto, tranne il modello da 90 pollici che c'è da avvitare due viti sotto con la pinnettina. Installazione direi che è molto molto semplice. Sicuramente importante è utilizzare un cavo adeguato nel momento in cui si deve prolungare il cavo del Kraken, che non mi ricordo ora il metraggio, ma all'incirca mi sembra che sia tipo un 3 metri, quindi se uno nel giro di 3 metri può già mettere la batteria, lo collega direttamente. Se c'è da prolungare il cavo bisogna sicuramente usare dei cavi adeguati. E poi a livello proprio di gestione, diciamo, della prima volta è molto semplice, perché poi hai un telecomando a 4 colori, nel settaggio puoi mettere subito la lingua in italiano e lui ti guida poi passo passo nel calibrare la bussola, nel fare un giro e mezzo intorno di nuovo per fare un secondo tipo di calibrazione, poi ti chiede l'offset di dove, diciamo, gli dici dove è posizionato, deve essere posizionato proprio dritto, diciamo, la prua, e questo è, diciamo, sono la parte di allineamento e di calibrazione che bisogna fare la prima volta quando si acquista il motore, che è un'operazione che dura, fatta con calma, 10 minuti. Dopodiché chi ha il monitor Garmin e wifi lo si può collegare di nuovo con estrema semplicità, perché si va a prua, si schiaccia 3 volte il pulsantino power 1, 2, 3, e lui capisce che deve ricercare un'altra sorgente di collegamento. Fatto questa operazione si va sul monitor, nelle impostazioni wifi, e si va a ricercare nel trolling motor il collegamento, si avvia proprio anche dal monitor la ricerca del motore, loro si vedono, e una volta, diciamo, che si sono visti per la prima volta, tutte le volte che poi in seguito andremo in barco, ogni volta che accenderemo motore e monitor, loro due si vedranno, e poi lì possiamo decidere la barra dei comandi, che è praticamente un doppione del telecomando, dove metterla, se metterla di sotto, di sopra nel monitor, se averla sempre a portata di mano, se averla solo a portata di mano quando usiamo l'ecoscandaglio, e invece magari quando abbiamo la cartografia di non visualizzarla. Si può scegliere, diciamo, un po' quello che si vuole, senza problemi, ma l'installazione è molto semplice. Io, per esempio, comunque, anche se potessi, diciamo, avere le competenze per farmelo, mi affido sempre al mio elettricista di fiducia, che comunque si fa i calcoli per il cavo. Preferisco comunque fare i fori a chi di dovere, che fa un'installazione
mette un po' di silicone nei buchi, non fa entrare acqua, c'è una dima comunque dentro al pacco per prendere bene le misure, per fare i fori, ognuno deve un po' scegliere poi come, come fare l'installazione. Walter, tu hai parlato di tante cose in questo momento, mi viene in mente una cosa: quanto è importante avere un ottimo impianto elettrico? Perché ci siamo accorti che le persone montano bene lo strumento, lo puliscono, ci stanno attenti, però spesso e volentieri peccano nel proprio in tutto il sistema che c'è già in barca, spesso e volentieri obsoleto. E molte volte i motori tendono un pochettino a sfarfallare, proprio perché l'impianto elettrico è scadente, è vecchio. Quanto è importante tenerlo bene? Allora, se noi siamo dei pescatori esigenti, che ormai tutti lo siamo, è una parte da non sottovalutare, ma io mi reputo un pescatore molto esigente e sto anche molto attento e anche io ogni tanto magari mi capita di avere qualche problemino, perché magari faccio una lunga traversata con mare formato, mi entra magari quelle tre goccioline di acqua salata in un particolare punto e mi va a ossidare magari qualche cavo. E tante volte magari io mi arrabbio pensando magari che ci sia qualche prodotto non funzionante, ma poi quando vado ad analizzare veramente il problema, la maggior parte delle volte, se non per dire il 100% delle volte, è un problema legato magari a un cavo ossidato, a un cavo, diciamo, messo dove non deve andare. I problemi sono sempre i soliti. Si tende sempre a dare la colpa ai prodotti, ai computer, quando poi alla fin fine la maggior parte delle volte il problema è o un'errata manutenzione o una manutenzione inesistente o magari qualche tappullo che ci siamo fatti noi invece di affidarsi ad un professionista. I problemi sono sempre quelli, qualche spinotto, qualche connettore non protetto magari da qualche guaina. Diciamo che ti preserva ovviamente dalla corrosione. Comunque noi alla fin fine siamo in mare, l'acqua salata è devastante per gli impianti Bravo. elettrici, ma devastante proprio. E noi non ce ne accorgiamo, ma non ci pensiamo, ma quando noi poi andiamo a 20-30 nodi e iniziamo a prendere ondate, inizia a esserci vento, cioè, poveri i nostri prodotti tecnologici che abbiamo in barca, non, delle volte mi chiedo come possano reggere tutte queste intemperie. Non siamo al lago, non siamo dove c'è l'acqua dolce, cioè l'acqua salata è devastante, ripeto. Ti capiamo perché ne vediamo di tutti i colori. Però allora, entriamo poco poco nel discorso anche pesca, perché i nostri amici sono fondamentalmente pescatori. Qual è, diciamo, il tipo di pesca dove questo motore in assoluto ti ha cambiato più la vita, il modo di pescare? Guarda, sto provando a pensare ad una tecnica che in realtà non mi ha cambiato la vita, perché ti direi in tutte. Non lo so, nel momento, in questi periodi, per esempio, mi ha cambiato la vita nella pesca alle orate, per cui tu pensa prima quando ti dovevi Sì. ancorare e invece quella giornata lì magari i pesci non erano in quel punto, ma erano 300-400 metri più in là. Cioè, ora non ci rendiamo conto con quanta facilità in una giornata noi ci spostiamo e sondiamo magari 20-30 punti veramente con un pulsante del telecomando, cosa che prima era impensabile. Spostarsi, penso, più di una volta al giorno, massimo 2 volte al giorno. Traina calamari. Per esempio, anche la traina calamari lo uso piuttosto che usare il motore principale che consuma comunque benzina. Per la traina calamari, per esempio, utilizzo il motore elettrico. Bollentino ha anche, diciamo, una funzionalità a parte che nel bollentino elettrico, nella pesca sui relitti, il bollentino ora
inizia a essere molto semplice, perché tu ti ancori con un pulsantino e poi con le freccette, se tu ti vuoi spostare di 1,5 metri, basta che dal telecomando, tac, mi sposto di 1,5 metri a destra, tac, mi sposto ancora di 1,5 metri, sei veramente chirurgico. Bollentino di profondità, io prima perdevo un'ora a buttare 800 metri di cima e un'ora a ritirarla su, drifting al tonno, stesso diciamo discorso. Pensa che io lo uso anche quando vado a polpi con la lenza a mano, perché li metto io, diciamo, invece di andare nella corrente, che tante volte magari la corrente non è dove io vorrei fare la passata, io ora mi programmo la passata a 0-2 nodi, okay. Lentissimo, e io sono lì e mi faccio camminare ovviamente l'esca sul fondo in tutta quella battimetrica, in tutta quella secca dove io voglio pescare. Quindi ti crei tu praticamente una corrente assistita? Sì, sì, assolutamente. Non penso che non ci sia praticamente tecnica dove non vedi i vantaggi di questo, traina con il vivo per non parlarne, non solo in termini di precisione, ma pensiamo anche a magari alla pesca sulla ricciola, pesca magari su dei pesci un po' difficilotti. Magari prima si tendeva, per esempio, a mettere esche molto lontane dalla barca, quindi magari ad usare le spezzate, i palloncini per tenere le esche molto lontane, ma perché poi sentiva il rumore del motore. Ora invece vai nel pieno silenzio. Non mi viene in mente una tecnica dove non usi il motore, cioè forse lo spinning, solo quello. Beh, lo spinning, secondo dove vai, anche lì lo potresti usare, perché diciamo questi motori nascono fondamentalmente in America dallo spinning nelle lagune, quindi troviamo sicuramente il significato di questo motore. Ma sì, subito pensavo ora lo spinning al tonno piuttosto che, perché non effetto spinning costiero sulle spigole, okay. Però effettivamente no, assolutamente. Quindi la risposta è praticamente, ci ha cambiato la vita su tutto, a 360 gradi. Sì, assolutamente. Proprio ha cambiato veramente la vita a tutti quanti. Vai a pescare con dedicando la giornata al tuo comfort, a passarti una bella giornata. Cioè, il fatto di prendere il pesce è ovvio, per ogni pescatore è importante, no? Proprio se passi una giornata in cui vai a bollentino di profondità, passi un'ora a buttare l'ancora, un'ora a ritirarla su e non hai preso niente, torni che hai fatto diventa una giornata impegnativa, no? Rispetto che tu vai lì, butti giù il motore, schiacci il pulsantino e ti godi la giornata. Poi puoi anche non prendere niente, ma ti sei goduto la giornata. Io aggiungo che ti aiuta soprattutto quando hai magari in barca amici che non sanno pescare e quindi devi fare tutto tu, per te stesso e anche per loro, perché se andiamo in 3-4 persone, tutti esperti, ognuno fa il suo, quando invece ti trovi in barca con persone che non sanno pescare, avere un motore di prua che ti permette di fermarti, girare, fare, semplicemente con un telecomando, diciamo che la vita te l'ha cambiata decisamente. Beh, il livello ha permesso di alzare il livello a molte persone, perché comunque prima l'ancoraggio era una parte tecnica complessissima, perché se tu dovevi ancorarti sopra un relitto o sopra uno scoglio, prima con l'ancora, cioè dovevi essere anche molto bravo a farti tutti i calcoli, corrente, vento, magari tu azzeccavi anche il punto e poi durante il giorno magari girava il vento, che magari ti gira la corrente, gira il vento e tutto quanto, e ti porta fuori. E su quello non c'è paragone come aiuto. E poi non dimentichiamo anche, perché a tanti magari se lo scordano, ma chi fa l'high drifting, chi fa drifting al tonno, cioè sembra che i pesci lo capiscano, ma quanti tonni vanno sull'ancora e vanno sulla cima, o quante palamite l'high drifting di nuovo si vanno a infilare, magari peschi con un 0,18, una palamite di 3 kg, la puoi comandare ma fino a un certo punto. Quando ti inizia a far fare il giro della barca, ora ti metti a ridere, non c'è problema.
ma prima a iniziare a passare la canna sotto la cima o sperare che non ti prenda la cima di ancoraggio era di nuovo un altro problema che ti poteva ovviamente far perdere il pesce con grande semplicità. Quindi anche da questo punto di vista, di nuovo, completamente rivoluzionario il prodotto. Un altro grande aiuto. Allora, c'è qualche funzione particolare in questo nuovo motore, magari che tu usi in modo più specifico, qualcosa che magari gli altri motori non hanno? Beh, allora, innanzitutto il fatto di avere il monitor interfacciato ti permette di farti una rotta come la vuoi tu. Quindi okay, la trena ti interrompo un attimo, l'abbiamo già detto, interfacciato. Spieghiamo ai nostri amici con quali strumenti si può interfacciare. Sì, beh, ormai praticamente tutti quelli che hanno la Wi-Fi degli ultimi anni, anche di parecchi anni fa, si può collegare tranquillamente il motore della Garmin, si vedono tranquillamente. La serie 7000, la serie 8000, cioè ce n'è modelli, ce n'è un'infinità dove si può collegare il motore. E ovviamente in cartografia, sia che touchscreen o a tasti, con touchscreen ancora più semplice, però tu ti metti lì, ti crei la rotta e la avvii. Poi un'altra cosa che per esempio fa questo motore è il fatto di mantenerti la rotta. Perché? Perché se noi abbiamo per esempio una secca come se fosse un binario, immaginiamoci un binario dritto, e noi col telecomando gli diciamo mantieni questa rotta dritta, poi lui se c'è vento che va a destra, a sinistra, eccetera, a lui non gliene frega niente, compenserà e farà in modo e maniera che lui percorrerà in maniera precisa questo binario, se lo vogliamo, perché è una funzione da menu, possiamo mettere a linea imbarcazione, e allora significa che invece lui mantiene la traiettoria ma a livello di gradi, quindi se poi c'è vento che ti spinge, la barca ovviamente si allontanerà da quel binario ma andrà sempre nella direzione dal punto di vista dei gradi. Non farà una linea retta. Non farà una linea dritta, non percorrerà quei binari, ma pian pianino il vento farà spostare la barca, lei andrà sempre in quella direzione ma la barca si sposterà, e questa è una funzione che per esempio non tutte le marche hanno. Ad altre gli dici vai in quei gradi 180 gradi, però se poi tu hai vento e corrente laterale, lei andrà sempre a 180 gradi, ma piano piano ti si sposta dal binario. Quindi al giorno d'oggi, se uno va a traina con il vivo e vuoi andare su una secca, ma poi il motore e la barca si spostano da questo percorso, e se tu sei un pescatore esigente, devi per forza andare su Garmin e su questi prodotti che hanno questo genere di funzioni. Okay. Allora, ma queste funzioni di cui stiamo parlando adesso sono facili da attivare col telecomando o ci vuole, come spesso succede, un ingegnere nucleare? No, è facile, tu prendi il telecomando, c'è il tasto con la freccetta dritta, quindi tu il telecomando tra l'altro ha anche una funzione come se fosse un puntatore laser. Okay. Quindi tu punti un punto, schiacci il pulsantino e vai dritto, vuoi andare leggermente a sinistra, schiacci, vai a sinistra. E punti proprio come se fosse un puntatore laser, e quella è la situazione più semplice, quindi andare a occhio. Se no, con il monitor prendi con il dito, diciamo, dove vorrai arrivare a livello di rotta, ripercorri al contrario gli dai tanti waypoint dove tu, diciamo, vuoi passare, poi dici fatto, lui ti dice vuoi attivare il motore elettrico, tu gli dici sì e lui si attiva, e poi gli puoi dire o manualmente a quanta potenza va, a livello 2, a livello 5, a livello 7, o se no attivi il cruise control, che è di nuovo un altro pulsantino, come se fosse la macchina in autostrada, no? Che tu dici, vabbè, voglio andare a 130, me la metti a 130 e vai. Lì uguale, vuoi andare a 0,7 nodi, gli metti 0,7 nodi e lui prende e mantiene quella velocità. Quindi una cosa abbastanza facile, un po' per tutti, anche se non sei un grande conoscitore di elettronica. No, assolutamente, da questo punto di vista, dopo la prima volta che lo utilizzi, un'ora, lo conosci tutte le funzioni, poi è tutto in italiano, il display è a quattro colori, vedi tutto, non hai mai la percezione di dire, ma cosa sta facendo il motore, ma cosa gli ho cliccato, cioè vedi tutto, se gli hai dato ancoraggio, se gli hai dato una navigazione, una direzione. Ok. Novità assoluta,
Quanta garanzia abbiamo su questo motore, Walter? Ma abbiamo 3 anni di garanzia, che è inusuale, perché in genere si hanno 2 anni di garanzia, e su questo motore Garmin è talmente tanto tranquilla che addirittura da 3 anni. Poi lasciami aggiungere, ovviamente io sono un po' di parte, che la garanzia di Garmin è una garanzia vera, perché ci sono dietro delle aziende, dei tecnici, un'assistenza secondo me di fascia molto alta, per cui tutto possiamo dire tranne che l'assistenza di Garmin non funziona. Quindi è di nuovo un qualcosa ancora in più di quando una persona acquista un prodotto del genere, che ti fa stare ancora più tranquillo per 3 anni di garanzia. Allora, mi sa che siamo giunti al termine di questa bellissima chiacchierata. Ringraziamo Walter, che è stato con noi in modo molto disponibile. Chiaramente, Walter, ti aspettiamo in Sardegna per venire da noi, semplicemente per andare a pescare, ci farebbe molto piacere. Grazie dell'invito, grazie a voi per tutto quello che fate, perché creare, diciamo, questi video informativi, eccetera, è un impegno e non è cosa da poco. Quindi grazie a voi per questi momenti in cui si può parlare di pesca, di tecnologia, eccetera. Magari la volta prossima parleremo solo esclusivamente di pesca. Magari, anche quelli sono argomenti di cui ce n'è da parlare. Ne abbiamo tanto, fortunatamente è la cosa che ci accomuna, e di quello non ci annoiamo mai. Quindi vi salutiamo, Walter, Matti per la pesca, Fabrizio Schirru. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.